in questo luogo di devozione che io non lo conoscevo, diceva Luca, dove la Vergine di Guadalupe, siamo nel 1531, appare a questo contadinello, un neofito, uno che si era appena convertito, Juan Diego, e chiede che in quel luogo venisse costruita una cappella. In tutte le apparizioni, in quasi tutte le apparizioni mariane, c'è questo leitmotiv, praticamente. Anche ieri che siamo stati alla Madonna del Faggio, anche lì la Madonna chiede a questa pastorella che venga costruita una cappella in suo onore. Ma perché, secondo voi, questo? Perché la Madonna chiede anche a lui, ha chiesto la stessa cosa a Bernardette, perché vuole una chiesetta in suo onore? Forse la Madonna vuole essere onorata, venerata, glorificata, con inchini, candele, svoto? Io non credo sia questo il motivo, credo sia un altro. Tutte le volte che la Madonna appare e chiede che qui venga costruito un luogo di devozione, suo figlio, attraverso l'intercessione del cuore immacolato di Maria, lo fa perché sa che quel luogo diventerà un luogo di grazia per coloro che verranno. Capite? Non è tanto il fatto andiamo a vedere questo santuario bellissimo mariano, andiamo lì, preghiamo la Vergine perché lei interceda presso il figlio. Tutte le apparizioni mariane più importanti avvengono dal 1500, diciamo, in giù. Perché? Perché la fede già calava. Se voi guardate il trend della fede nella storia del cristianesimo, vedrete comunque un calo, sempre di più. E la Madonna, dove c'è un calo, sopperisce con la sua presenza. Ci sono io, venite da me, io vi aiuterò nella salvezza, nelle vostre sofferenze, nei vostri bisogni. E prepara tutto questo l'avvento del suo cuore immacolato, questo regno, questo periodo di gloria, di pace e di felicità per gli esseri umani. Allora ringraziamo il Signore che ci ha chiamato qui quest'oggi, ringraziamo Sua Madre innanzitutto e chiediamo perdono di tutte le nostre miserie e i nostri peccati. Signore, Tu sei la luce che dissipa ogni tenebra del nostro cuore. Abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà. Cristo, Tu sei la gioia che viene a vincere le nostre tristezze. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, Tu sei la pace per i nostri cuori inquieti. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che dopo averci affidati al patrocinio della Beata Vergine di Guadalupe, ci hai colmato di grazie senza numero, concedi, te ne preghiamo, che mentre ora godiamo di questa commemorazione, possiamo poi contemplare il suo volto in cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il ben placido della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo figlio diletto. In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode e gloria della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Parola di Dio. Andiamo, grazie. Benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne. Benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne. E benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne. Il Signore dia esito felice alla tua opera, a tua perenne esaltazione. Con prontezza tu hai esposto la vita per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione e dall'abbattimento. Benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore giunga a me?» Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo.
Il Signore vi dia pace. E con questo saluto di Francesco d'Assisi, che vorrei riflettere con voi oggi ai piedi del trono di Maria Santissima, su quanto il Signore pone nel nostro cuore in questo nostro pellegrinaggio. Maria, dice il Vangelo, si mise in viaggio verso la montagna. Anche noi ci siamo messi in viaggio verso la montagna. La Virgen de Guadalupe, o Morenita, come caro chiamare ai messicani, appare il dal 9 al 12 dicembre del 1531 a San Juan Diego, a 2500 metri di altezza. Quindi siamo oggi inseriti pienamente, siamo, vuole dire, costituiti in questa parola. E Paolo agli Efesini ha un'espressione che compendia la frase che la Vergine Maria dice a Juan Diego. Paolo agli Efesini, in una delle pagine più alte del suo magistero, dice che in Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo. Siamo pensati da tutta l'eternità. Non siamo qua per caso. Quindi, primo messaggio, guai le depressioni spirituali. Perché dice Paolo che in Cristo, prima della creazione del mondo, il Padre ci ha voluto santi e immacolati. Questi due titoli appartengono a Maria. Ma ci ha destinati in questa condizione al suo cospetto, al cospetto di Dio, nella carità, predestinandoci, quindi già prima, ad essere suoi figli adottivi. Maria appare a Juan Diego sul colle del Tepeyac e Juan Diego è agitato perché lo zio Juan Bernardino sta morendo e come ciascuno di noi corre questo indio, questo azzecco, per raggiungere lo zio, per andare alla capitale, che allora si chiamava ancora Tenochtitlan, città del Messico. E Maria coglie l'agitazione di questo figlio, di Juan Diego, di questo indio, ignorante di teologia. Da 10 anni Hernán Cortés aveva conquistato il Messico e gli azzechi non sapevano certo niente di fede cattolica. Maria, nel presentarsi all'indio, le dice: sono qua io, non sono io tua madre, e sto qui, non sono io tua madre. Siamo sulla montagna, siamo davanti alla venerata immagine della Vergine Maria, che qua si venera come titolo di Virgen de Guadalupe, e dice a ciascuno: non sono qua io che sono tua madre? Perché ti agiti? Perché ti preoccupi della vecchiaia? Ti preoccupi della tua vita, del lavoro, della salute, delle situazioni contingenti che talvolta il demonio diavolo, colui che divide, ci spinge per staccarci dalla condizione di figli del Padre, di figli nel Figlio nel battesimo, e lo dice a tutti: non sono forse qua io che sono tua madre?
Che cosa andiamo a fare nei santuari mariani? Accendere la candelina? A dire, io uso sempre un'espressione un po' forte, ma la risparmio, dei rosari, così, a macchinetta, perché è tradizione. E lei continua a guardarci e dirci, non sono qua io che sono tua madre, non ci sono forse io qua che sono tua madre. Il messaggio che da oltre 500 anni discende dal colle del Tepeyac, per chi come me ha avuto la fortuna di recarsi a Città del Messico, è chiarissimo. Vedete come Maria, nell'immagine di Guadalupe, è la madre del Creatore, l'unica che ha saputo contenere, insegna l'Oriente cristiano, il Creatore dell'universo. Nulla contiene Dio. Il greco virginale di Maria per 9 mesi. E allora vedete l'immagine? Intanto vedete un fiocco viola che cinge il fianco di Maria. Sì, perché le ragazze azzeche, le ragazze indio, in quel modo indicavano che erano incinte, cingendo il loro fianco di un fiocco violaceo. Poi non so se conoscete, andate in internet, la cosa straordinaria è che tutte le stelle che compongono il manto della Guadalupana non sono a caso. È stato dimostrato che rappresentano il solstizio d'inverno, vi dicevo 9-12 dicembre 1531, il solstizio d'inverno sopra Città del Messico. Ciò significa che in quel cuore di madre c'è tutta la storia dell'umanità presente in quel figlio che lei porta in grembo per 9 mesi e che lo Spirito Santo, solo nello Spirito comprendiamo i misteri di Dio, fa sì che Elisabetta riconosca in questa ragazza, in questa parente, la figlia di Dio. E che, guardate, c'è una frase straordinaria di Madre Teresa, entriamo anche nei temi sociali oggi, no? L'aborto è diventato un diritto. Guai per un cattolico. Madre Teresa, guardatelo nei video che vedete su YouTube, anche quando riceve il Nobel per la pace a Stoccolma, nel 79, ha un'espressione fortissima, proprio su questo brano del Vangelo. A riguardo dell'aborto, lo condanna con forza e poi dice: non avete mai pensato che un bambino non nato, Giovanni Battista, nel grembo di sua madre, riconosce in un altro bambino non nato il figlio di Dio? Allora, di che ti preoccupi? Non sono qua io che sono tua madre? Quindi, per non dilungarci, la storia dell'apparizione della Virgen Morena sul Tepeyac è quanto di più straordinario ci sia anche nei misteri che riguardano la nostra fede. Proprio questa immagine, pensate solo a Tilma di Juan Diego, dove si è materializzata questa immagine fatta in fibra di agave, dopo 20 anni, 30 anni, e da questo che iniziarono gli scienziati a studiarlo, si corrompe perché è una fibra naturale. Questa ha 500 anni ed è come fosse estratta dalla foglia di agave il giorno prima. Allora, guardate, venendo qui, e grazie, andando nei santuari mariani, e grazie, e ci sono due messaggi con cui vorrei lasciarvi, e ringrazio il nostro padre Daniele che ha voluto che
indegnamente fossi io a tenervi questa omelia, ci sono due messaggi che oggi dalla Madonna riceviamo e che, dalla Vergine, che la Vergine Maria ci consegna. Il primo è questo: di che cosa ti affanni? Non sono forse qua io che sono tua madre? Se non lo ricordiamo, mi spiegate cosa serve recitare il rosario, andare a messa anche magari tutti i giorni? E l'altra frase è nel Vangelo, alle nozze di Cana. Quello è l'unico vero messaggio autentico certificato dal Vangelo di Maria Santissima agli uomini. Poi si può discutere su tutte le apparizioni mariane, riconosciute, presunte tali, eccetera. Ma se non crediamo al Vangelo, siamo fuori dalla Chiesa. Cosa dice Maria ai servi alle nozze di Cana? Fate quello che egli vi dirà. Quindi, quando non la sentiamo mai, quando non facciamo ciò che Cristo, attraverso la Chiesa, dice e insegna, nella parola, nel Vangelo, negli insegnamenti della Chiesa, noi non possiamo dirci figli di questa grande madre. Amen. Amen. Leviamo le nostre suppliche al Signore e con fede, fiducia, diciamo insieme, per l'intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Padre Santo, noi vogliamo presentarti quest'oggi l'esigenza di tutta l'umanità. Umanità sempre più scristianizzata, sempre più lontana da te, sempre più distante dai principi fondanti della morale cristiana. Chiediamo una benedizione speciale, perché il genere umano non corra verso un torrente di perdizione, ma sia orientato verso il bene di Cristo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Di Maria, ascoltaci, oh Signore. Padre Santo, accogli la nostra preghiera, la nostra supplica per tutti i cristiani perseguitati nel mondo. Pensiamo all'Afghanistan, pensiamo all'Iraq, pensiamo al Sudan, pensiamo a tante nazioni in cui ancora il sangue dei martiri scorre copioso a coprire la terra. Che non sia in vano questo sacrificio e che la tutela dei beni cristiani sia difesa ad onore di Dio. Noi ti preghiamo. Intercessione di Maria, ascoltaci, oh Signore. Vogliamo che tu possa volgere lo sguardo, Padre, quest'oggi su tutti gli ammalati che abbiamo nel cuore, che si raccomandano alle nostre preghiere, sui sofferenti, ma soprattutto ti chiedo di posare il tuo sguardo sulle persone sole, abbandonate, dimenticate, che non hanno nessuno, che sono nei carceri, i drogati sotto i ponti, i barboni, i reietti della società e della storia, perché tu possa far sentire la tua dolce compagnia nel loro cuore.
intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per noi qui riuniti quest'oggi, perché questo pellegrinaggio non sia vano per i nostri cuori, ma possa essere un seme gettato per una nuova conversione, per un nuovo inizio, per un cammino sempre più spedito verso la santità. Noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Padre Santo, grazie. Grazie di tutto. Grazie per il dono della vita. Grazie per il dono della salute. Grazie per il dono della fede. Ti affidiamo le nostre povere preghiere e le mettiamo nel cuore di tua madre, alla quale tu non rifiuti nulla. E per meriti infiniti del tuo Figlio Gesù, che vive regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e della morte dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e benditi, accoglici, Signore, chi si è gradito al nostro sacrificio, che oggi si compie innanzi a te. Lavami, Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, le tue mani questo sacrificio, e per le nostre di tutta la tua Santa Chiesa. Per la tua clemenza, oh Signore, per l'intercessione della Beata Vergine di Guadalupe, l'offerta di questo sacrificio giovi alla nostra prosperità e pace nella vita presente e futura, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero torni a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione con la potenza dello Spirito Santo riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli, ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore. Oh.
bella abitudine nella vostra vita di cristiani quando partecipate alla messa. Madre Santa, accogli l'offerta della mia vita. Io la metto nel tuo cuore, purificala, rendila bella con il tuo amore, uniscila alla tua, offrila tu a Gesù per me. Ti offro questa mia povera vita per la redenzione dell'umanità, per la conversione dei peccatori, per le anime sante del purgatorio, per la pace nel mondo, per i malati, per le persone che sono nel mio cuore, che si raccomandano nelle mie povere preghiere, per gli amici, per i nemici, per tutti quelli che mi hai fatto incontrare nella vita e quelli che incontrerò. Accompagnami con i tuoi santi angeli e benedicimi. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi giorni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, particolarmente che affidiamo i nostri cari. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, di noi qui presenti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli, i Martiri, Sant'Elena e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tutte le volte, dicevo prima, che la Madonna appare, chiede che si crei un luogo di culto per il suo
se banalizzo, non interessa tanto regnare in una basilica, in un tempio fatto da mani d'uomo o anche nel trono del regno dei cieli. L'ho detta grossa, vero? A lei interessa regnare sul nostro cuore. È qui che vuole regnare, è qui che vuole costruire la sua dimora, è qui che vuole abitare e restare. E allora vedete, se il nostro cuore diventa bello, come abbiamo sentito prima, immacolato, santo, questo è il lavoro di tutta la vita, non di quei minuti. Se questo cuore diventa così, lei trova la sua dimora. E quando abbiamo Maria nel nostro cuore, guardate, veramente non dobbiamo temere nulla e nessuno, perché è un luogo segreto dove solo io e lei vis-à-vis viviamo la nostra storia d'amore. Allora chiediamo al Padre questa grazia, che questi cuori si purifichino sempre di più, che diventino accoglienti, che diventino belli per poter ospitare non solo Maria ma tutta la Santissima Trinità. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci dalla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali visibili e invisibili, dalle malattie del corpo, della mente e dello spirito. Concedi la pace ai nostri giorni, ai nostri cuori. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza, la gloria di sempre. O Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore che è qui presente in mezzo a noi sia con tutti voi. E con il tuo spirito, con uno sguardo, scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la tua pace. Beati siamo noi, qui, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta
Il corpo di Cristo. 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 Il corpo di Cristo.
Adesso facciamo la supplica a Nostro Signore di Guadalupe. O nostra cara Madonna, che anche fra noi vi siete letti un altare per fare un trono di grazie e di misericordia, rendeteci sempre più degni del vostro singolare patrocinio. Fate che nel nostro paese, a voi consacrato, fioriscano come un giorno sulla collina di Tepeyac le rose della cristiana virtù, sicché vivendo sempre nel vostro santo amore e onore, possiamo per vostra grazia essere liberati da una male temporale ed eterna. Preghiamo. O Dio che hai voluto colmare di continui benefici noi che ci siamo posti sotto il singolare patrocinio della Beata Vergine Maria di Guadalupe, concedi a noi che ti invochiamo di poter un giorno contemplare il cielo, come oggi gioiamo in terra nella sua celebrazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Chiediamo alla Madonna di poter realizzare i suoi progetti su di noi, che il suo cuore immacolato trionfi sul nostro cuore e regni. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. La messa è finita, andiamo in pace. Ed ora rivolgiamo alla Vergine Maria il canto che è l'inno ufficiale della Virgen de Guadalupe. Desde el cielo hermosa mañana, desde el cielo hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana baja al Tepeyac, la Guadalupana. Y eran mexicanos,